La mummia. Si può sapere che è successo? L'uomo lupo. Guardate, sono peloso. Dracula. Io sono Dracula. Che ne siamo? Silenzio! Frankenstein. Ora trasformerai questa donna in una vampira. Funzionerà solo se quella donna è infelice. Baba Yaga ti aiuterà con un incantesimo. Sembra una vecchia strega. La protagonista lavora in una libreria. Libreria che è in crisi, anche il cinema è in crisi ultimamente. C'è sempre meno gente che è disposta a leggere libri o a vedere film. Perché la musica invece in realtà è il settore che se la cava meglio? C'è sempre interesse sulla musica, a prescindere dalle vendite. Vi fa piacere? Secondo c'è me così. Posso rispondere? Certo. C'è sempre interesse sulla musica come c'è sempre interesse per il cinema. Nel senso dipende che musica è, dipende che musica è, dipende che film è. Mi spiego? L'immediatezza della musica, lei intende dire che il fatto che la musica tu nel tuo telefono adesso la musica che interessa molto, sì, questo sicuramente, però è anche vero che la musica che interessa oggi nella maggior parte dei casi è una musica immediata, facile di facile ascolto, come il cinema che interessa oggi non è più Lelouch. Cioè, uno non si mette a vedere Buñuel, l'angelo sterminatore, quindi sia per con le giuste differenze, il cinema ha anche altri costi, immagino, rispetto alla musica, però con le dovute differenze oggi non c'è più tempo da perdere per scovare dei significati nascosti di alcune cose, per magari vedere una cosa un pelino un po' più difficile, per cui io capisco anche la difficoltà anche di alcuni registi, e di alcuni anche autori di musica. Di raccontare. C'è questa semplificazione eccessiva di tutto e bisogna essere immediati, non scomodare significati troppo articolati o troppo scomodi. Dovremmo scomodare le menti, come dire. Le menti, esatto. Il ragionamento. Dovremmo stimolare un ragionamento. Di Dracula che controlla tutti i cellulari, Dracula per Orwell si chiamava Grande Fratello, no? Cioè tutti, quindi il cinema è ferito, l'arte è ferita, secondo me c'è stata una grave ferita alla cultura in generale. La cultura è lo strumento che aiuta un popolo a riflettere, a prendere delle decisioni, a autodeterminarsi, a cercare proprio la felicità. Quindi sì, il cinema è in crisi anche la musica, Max, non è che non sia in crisi. È in crisi la comunicazione dell'arte nella sua vera essenza archetipica, questo è il problema, nel senso che l'arte come strumento per veicolare condizioni, emozioni, qualcosa che va al di là dei significati analitici che uno può in qualche modo decodificare. Per cui quell'altro linguaggio, il linguaggio probabilmente ha bisogno di vie d'accesso diverse rispetto a quelle che stiamo proponendo adesso. Non possiamo trasformare una frequenza dell'anima in un codice numerico. Ok, grazie mille. Grazie a te. Grazie. Guarda, mi sembra un vecchio pezzo di carne putrefatta e papà è un gigante che non la smette di fare puzzette. Monster Family. Ok, diciamo che lui non è cambiato molto. Dal 19 ottobre al cinema.